Entrando adesso nella spumantaglia, ecco, entriamo. Prego. Una parte dei vini sono in fermentazione, sono sui lieviti, e una parte stanno terminando la fermentazione. Si comincia a fare adesso il remuage per arrivare alla presa di spuma, alla sboccatura, pardon. Dopo 3 settimane di remuage si arriva alla messa in punta. Beh, avere una moglie francese serve, quindi. È stato un capriccio di mia moglie lo spumante, perché l'abbiamo cominciato nel 2005. Lo dico per voi. Prima fermentazione alcolica nella cantina. Ecco. Allora, questi siamo alla fine della fermentazione. Dopo 24 mesi abbiamo cominciato il remuage finale per far scendere i lieviti sulla capsula, e quindi ogni giorno si gira la bottiglia un quarto e si spinge verso il fondo. Guardi adesso la bottiglia come il liquido, il vino è bello trasparente. Mm-hmm. Adesso gliela capovolgo e quindi lei vede tutti i lieviti che scendono. Durante 3 settimane facciamo il remuage, che consiste nel far scendere giornalmente i lieviti sulla capsula, e quindi facciamo un quarto di bottiglia spingendo verso il tappo e si rimette in posizione. Ci sono 8 posizioni diverse per arrivare all'ultima, che resta in verticale. Quando è in verticale i lieviti sono tutti sulla capsula.